Dopo aver vissuto un inizio di calciomercato pieno di botti, pieno di colpi di scena su tutti gli acquisti della Juventus, Bremer, Di Maria e Pogba, che hanno riacceso l'ambiente bianconero, ovviamente dal punto di vista dell'Inter l'acquisto di Lukaku che sarà il punto di riferimento della nuova Inter di Inzaghi, e anche comunque l'arrivo in Italia di Origi, che è stato probabilmente, diciamo, che è passato in secondo piano. In ogni caso si stanno creando delle gerarchie per il prossimo campionato e stiamo vivendo soprattutto una fase di calciomercato, appunto dopo questi primi botti, un po' più soft, un poco più tranquilla. Sicuramente non è altro che una calma prima della tempesta che avverrà a ridosso del 13 agosto, che è la data di inizio del campionato, oppure ancora del 31 agosto, che invece è la data finale del calciomercato, della sessione di calciomercato estiva. Parleremo delle gerarchie che si stanno creando in questo momento all'interno del campionato italiano e qualche novità sui colpi che seguiranno per le tre favorite al titolo. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di FCM Sport, di lasciare un like al video e di attivare la campanella per rimanere aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri contenuti. Dunque, abbiamo parlato più volte di una Juventus che è stata al momento la protagonista di questo calciomercato, perché nonostante la vendita di De Ligt sono arrivati comunque Bremer, soffiato all'Inter, Pogba e Di Maria. Abbiamo visto anche un Inter che ha fatto tantissimi colpi, soprattutto all'alba di questo calciomercato: Mkhitaryan, Slani a centrocampo, Bellanova in difesa, Onana in porta e poi soprattutto il grande acquisto Lukaku. Poi abbiamo però il Milan, che è, diciamo, la detentrice del titolo, e diciamo sono loro i campioni d'Italia in carica, ma danno al momento la sensazione di essere, diciamo, un po' appisolati dal punto di vista del calciomercato. È vero che squadra che vince non si cambia, però abbiamo visto più volte che in fase offensiva l'anno scorso il Milan ha peccato, perché soprattutto è mancato un grande trequartista, è mancato soprattutto un grande esterno destro e soprattutto, visto l'infortunio di Ibrahimovic, mancava sicuramente una punta di riferimento oltre a Giroud. È arrivato Righi, che non è un grandissimo bomber, però ha tanta esperienza internazionale soprattutto, e poi Ibrahimovic tornerà, sta già lavorando per il ritorno. Quindi, diciamo, risolto il problema della punta, rimane quello del trequartista e quello dell'esterno destro. Sull'esterno destro non ci sono ancora novità. Si è parlato più volte di Ziyech, ma sono più chiacchiere che altro, perché non si è parlato di una trattativa che è in dirittura d'arrivo. Mentre per quanto riguarda le novità sul trequartista, il giovane belga De Ketelaer è sicuramente invece è una trattativa in fase avanzata, perché Maldini è arrivato proprio, è andato in Belgio, ha fatto una sorta di blitz di mercato e ha offerto 33 milioni più una percentuale sulla rivendita per un giovane belga che sicuramente non in tanti conoscono, ma che sicuramente ha tantissimo talento, e il Milan ha più volte dimostrato di saper ricercare i talenti. Quindi se sta puntando così tanto vuol dire che Maldini e la dirigenza ovviamente sa quel che fa. Però è chiaro che questi non sono nomi che infiammano la piazza come Pogba, Di Maria, come Bremer. Cioè, il Milan sta continuando sulla sua linea verde, la linea di giovani che è molto futuribile ma che non dà certezze appunto nel presente, perché l'Inter ha fatto degli acquisti comunque di esperienza, la Juventus pure, e oggi sembrano sicuramente favorite, almeno che il Milan non dovesse trovare, oltre a De Ketelaer, degli acquisti importanti soprattutto sulla fascia destra o comunque qualche alternativa in più in tutte le zone del campo, perché l'anno scorso Pioli ha fatto un grande lavoro, ma i bookmakers oggi dicono che Juventus e Inter sono le favorite. Quindi vediamo cosa arriverà. Si è parlato anche di Bailly come ex Manchester United, come alternativa in difesa, si è parlato appunto più volte di Ziyech. Vedremo quale di questi acquisti arriverà. Però oggi il Milan, secondo me e secondo tanti addetti ai lavori, è la, diciamo, terza incomoda alle due pretendenti che sono Inter e Juventus. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, perché il campionato italiano più volte ha dimostrato di andare in direzioni che nessuno si immaginava, come per esempio la vittoria del Milan, che non era assolutamente la favorita alla vigilia della stagione 21-22. Fatemi sapere cosa ne pensate e vi ricordo sempre di iscrivervi e di supportarci, ovviamente iscrivendoci al canale di FCM Sport, ovviamente anche attivando la campanella e lasciando un like al video. Per il resto ci vediamo al prossimo appuntamento.